State ascoltando SBS Italian. Medio Oriente, carri armati israeliani a Gaza, 30 vittime nel campo profughi di Nuseirat. Azerbaijan al via la COP29 di Baku, al vertice sul clima presente anche una delegazione di talebani afghani. Australia, in tutto il paese cerimonie in occasione del Remembrance Day, papaveri rossi all'Opera House di Sydney. Calcio, Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Lecce. In nazionale, dopo l'infortunio di Ricci, Spalletti convoca Locatelli. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario in italiano di Radio SBS di martedì 12 novembre del 24, che apriamo dal Medio Oriente, dove le forze militari israeliane hanno ucciso almeno 30 persone nel centro di Gaza, aprendo il fuoco con carri armati nel campo profughi di Nuseirat. Secondo quanto riportano fonti mediche palestinesi, poi un altro attacco aereo israeliano su un ospedale ha causato almeno 20 vittime. Con il conflitto a Gaza, che entra nel 14° mese, crescono i timori di una pulizia etnica nel nord della striscia, mentre gli effetti devastanti di malattie, fame e bombardamenti quotidiani si fanno sentire in tutta la regione. Louise Waterridge, funzionaria dei servizi di emergenza delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, ha espresso profonda preoccupazione per la situazione. So people in these areas that have been besieged have not had food or water for 30 days. Not from humanitarians, not from commercial supplies. They have been trapped. They have been fleeing from bombs. They have been fleeing for their lives. And this is why we have seen such a huge amount of displacement into Gaza City and other areas of northern Gaza, because there is simply no way life can exist in these northern areas. Nel frattempo, un attacco aereo israeliano nel nord del Libano ha ucciso almeno 10 persone e ferito altre 15 nel villaggio di Ain Yaqub, vicino al confine con la Siria. Secondo le autorità di Beirut, i jet israeliani non si erano ancora spinti così a nord dall'inizio dell'offensiva di Tel Aviv nel paese dei Cedri. Andiamo a Baku, in Azerbaigian, dove nella giornata appena trascorsa ha preso il via la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la COP29. La delegazione australiana, guidata dal ministro per i cambiamenti climatici, Chris Bowen. L'evento si svolge in un momento delicato per tutto il movimento sensibile a queste tematiche, dopo la rielezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. A questo riguardo, Bowen ha ribadito che il cambio di rotta alla Casa Bianca non significa che venga meno la minaccia di una catastrofe climatica. La cooperazione è più importante che mai, così come i benefici economici dell'energia pulita, ha detto Bowen. Cooperation on climate is more important than ever before. Elections can change a lot of things. They can't change this. Global warming will continue. They can't change the fundamental rules of economics, that more renewable investment in Australia is a good thing for our economy, the right thing for the planet and a good thing for our economy. Cheapest form of energy ever known in history, and it is also a massive job creation opportunity for Australia. The world's climate emergency is Australia's jobs opportunity. No election overseas changes that fundamental point. E proprio in merito all'esito delle presidenziali americane, il ministro del Tesoro Jim Chalmers ha confermato l'impegno e la vicinanza dell'Australia nei confronti degli Stati Uniti, nonostante le potenziali tensioni e contese commerciali che potrebbero sorgere con la presidenza di Donald Trump. Parlando all'Istituto Australiano di Affari Internazionali, Chalmers ha parlato delle previsioni degli economisti australiani dopo il cambio della leadership negli Stati Uniti. Trump ha promesso infatti pesanti dazi sulle merci provenienti dalla Cina, una mossa che potrebbe aumentare le tensioni commerciali tra le due superpotenze. Chalmers ha dichiarato che gli sforzi dell'Australia per allentare queste tensioni con il suo principale partner commerciale, ovvero la Cina, non cambieranno, ma si aspetta comunque che le politiche di Trump abbiano altre conseguenze ad ampio raggio. Il tesoriere ha sottolineato l'importanza di mantenere relazioni equilibrate in un contesto geopolitico così complesso. Of course, we expect the US administration to bring a different suite of policies.
And we're confident in our ability to navigate that change as partners. And nobody should underestimate our ability to make that work. We should expect additional price pressures. Globally, we would expect the impact to be much more substantial. The timing of this and the responses and ramifications that might follow are difficult to predict. But we wouldn't be immune as Australians from escalating trade tensions that might ensue. In tema di cambiamenti climatici, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, l'OMM, ha annunciato che il 2024 con molta probabilità diventerà l'anno più caldo mai registrato sulla Terra, con temperature medie globali da gennaio a settembre che sono state di 1,54 grado sopra i livelli preindustriali. L'organizzazione ha quindi lanciato un allarme sulla rapidità del cambiamento climatico, evidenziando che gli ultimi 10 anni sono stati più caldi di sempre. Si accelerano lo scioglimento dei ghiacciai, l'innalzamento del livello dei mari e il riscaldamento degli oceani. Gli eventi meteorologici estremi stanno devastando comunità ed economie in tutto il mondo, alimentati dall'aumento dei gas serra nell'atmosfera. Nonostante queste premesse, i leader dei paesi che emettono più anidride carbonica, ovvero Stati Uniti e Cina, non parteciperanno al vertice di Baku, un dato di fatto che ha portato il delegato brasiliano Otávio Oscar Nunes do Nascimento a definirsi pessimista circa l'esito della COP29. We are apprehensive about that because we need global efforts to combat the climate change. And now, without the USA, which is very big and very important, I think that these global agreements will get weaker without them. E a Baku, per la prima volta dal loro ritorno al potere nel 2021, saranno presenti i funzionari talebani in rappresentanza del governo afghano. Nonostante il governo di Kabul non sia riconosciuto formalmente dagli stati membri delle Nazioni Unite a causa delle costanti violazioni dei diritti umani e in particolare di quelli delle donne, il portavoce del Ministero degli Esteri, Abdul Kahar Balkhi, ha annunciato l'arrivo di una delegazione talebana dell'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale. Gli inviati avranno lo status di osservatori e potranno partecipare a discussioni e incontri bilaterali. Zanula Abid, vice direttore dell'agenzia, ha sottolineato che il cambiamento climatico è una questione umanitaria che non dovrebbe essere associata alla politica. Ascoltiamolo al microfono dell'emittente France 24. Climate change is a humanitarian issue, and we have called on the international community not to associate climate change issues with politics. L'Afghanistan è considerato uno dei paesi più colpiti dal cambiamento climatico, con inondazioni improvvise che hanno causato centinaia di vittime nel maggio di quest'anno e una delle peggiori siccità degli ultimi decenni che ha colpito il settore agricolo. In tema di eventi atmosferici estremi, andiamo nelle Filippine, dove migliaia di persone sono state costrette ad evacuare oltre 2000 villaggi a causa della minaccia del tifone Toraji, in arrivo nella regione settentrionale di Luzon, dove appena il giorno precedente il presidente Ferdinand Marcos Jr. si era recato in visita per valutare di persona i danni del passaggio dell'ultima tempesta, che aveva causato più di 160 morti, danneggiato migliaia di case e terreni agricoli, colpendo oltre 9 milioni di persone. Adesso in Australia, dove ieri in tutto il paese si sono tenute cerimonie in occasione del Remembrance Day, la commemorazione dell'armistizio con la Germania, che l'11 novembre del 1918 ha messo ufficialmente fine alla Prima Guerra Mondiale. La giornata ricorda i soldati e veterani di guerra che hanno servito e combattuto per l'Australia. Ha interpellato sul significato di questa celebrazione il presidente dell'Associazione dei Veterani di Guerra del New South Wales, Mick Bainbridge, si è detto favorevolmente impressionato dalla sempre maggiore partecipazione popolare al Remembrance Day, che, ha detto, rimane un momento di profonda e solenne riflessione. È importante, ha aggiunto Bainbridge, ricordare i sacrifici dei militari. I hope it continues to grow. I think it's such an incredible thing for us to remember where we've been. It's always not just my role in the RSL as president to look after veterans, it's also to advocate against putting veterans in positions where they may risk life and limb. So I think it's a poignant reminder that we need to come together as a community, remember, and also keep in mind that we need to avoid these things in the future.
Ancora in Australia, dove prosegue l'inchiesta dell'autorità garante della concorrenza nel settore della grande distribuzione. L'indagine voluta dal ministro del tesoro Jim Chalmers vuole fare luce sull'andamento dei prezzi e sulla concorrenza nel mondo dei supermercati. Ieri è stato il turno dei dirigenti di Aldi, catena che controlla il 9% del mercato a fronte del 67% di Coles e Woolworths, ma riesce ad offrire prezzi più bassi rispetto alla concorrenza grazie ad una gamma di prodotti limitata. Jordan Lack, direttore del settore acquisti di Aldi, ha spiegato che i costi dei generi alimentari sono aumentati significativamente negli ultimi anni e che questa strategia di Aldi consente all'azienda di ridurre i costi. Our intent to have the lowest prices in market, we do that through a narrow product range. We believe that incremental range adds costs and complexity through our supply chain. Increasing the range requires bigger stores, it requires more handling through the supply chain. And we understand that every one of those decisions we would take adds cost. È stabile il dollaro australiano, che vale 61 centesimi di euro e viene scambiato a 65 centesimi di dollaro statunitense. Calcio: dopo l'esonero di Luca Gotti, Lecce ha comunicato il nome del nuovo allenatore. Si tratta di Marco Giampaolo, il tecnico ex Milan, Empoli e Sampdoria. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno del prossimo anno con rinnovo automatico in caso di salvezza dei salentini, che al momento sono terzultimi con 9 punti dopo 12 giornate e hanno il peggior attacco della Serie A con 5 reti messe a segno. Per quanto riguarda la nazionale, gli azzurri sono attesi dagli ultimi due impegni di Nations League: giovedì a Bruxelles contro il Belgio e domenica a Milano contro la Francia. Dopo l'infortunio del giocatore del Torino Samuele Ricci, il CT Luciano Spalletti ha convocato il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli. Concludiamo il giornale radio con le previsioni del tempo per oggi. Giornata di sole ad Adelaide, dove la massima sarà di 26 gradi, acquazzoni a Brisbane 29, a Cairns isolati piovaschi 32 la massima, a Canberra possibili precipitazioni a carattere temporalesco 24 gradi la massima, a Darwin giornata in prevalenza di sole e la colonnina di Mercurio raggiungerà i 36 gradi, sereno a Hobart 23, a Melbourne piovaschi nel primo pomeriggio con una massima di 25 gradi, giornata di sole a Perth anche in questo caso massima di 25 gradi, per finire pioggia a tratti a Sydney dove la massima sarà di 29 gradi. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.